Noi siamo stati chiamati nel mese di novembre per questa firma del protocollo d'intesa favorito dal lavoro del prefetto, la dottoressa Latella. Ovviamente, siccome nella nostra mission prestare l'assistenza ma dare risposta a soggetti fragili, ci è sembrato assolutamente necessario che l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio si inserisse a pieno titolo in questo percorso, che è un percorso multidisciplinare, multiprofessionale, integrato tra attività sanitarie, quindi azienda ospedaliera, azienda sanitaria e organi inquirenti, associazioni di volontariato e associazioni anche sul territorio come i club service, che intervengono poi in una fase successiva alla diagnosi e all'intervento delle forze inquirenti, forze di polizia e questura. Quindi è un coinvolgimento molto ampio, è un modo importante di fare rete ed è secondo me un modello che si potrà seguire anche per altri percorsi importanti. Assolutamente importante, anche perché richiama l'attenzione su una problematica che è spesso è nascosta nelle nostre realtà e mette insieme tutte quelle forze necessarie a dare supporto a chi è in difficoltà per la violenza che subisce all'interno delle famiglie, per poter resistere ed eventualmente appunto anche denunciare, che è un fatto estremamente importante, perché se si arriva alla denuncia molte cose possono essere perseguite e possono essere prevenute per ulteriori eventuali atti di violenza. Sicuramente è una giornata importante per la nostra comunità, per l'intera Calabria anzitutto e per la provincia di Catanzaro. Siamo i primi in Calabria ad attivare il percorso Rosa, materialmente la prima è stata l'ASP di Catanzaro presso il presidio ospedaliero di Lamezia Terme e adesso anche l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio inaugura la saretta riservata per il percorso Rosa Bianca. Mi piace ricordare che il valore aggiunto, il plus valore del percorso Rosa Bianca è questa condivisione di buone prassi e di metodi di antiviolenza da parte di tutti gli operatori della task force, perché il percorso Rosa Bianca non si esaurisce nell'accesso ospedaliero, il percorso Rosa Bianca implica la unione sinergica, il lavoro sinergico di una task force multidisciplinare che parte dagli operatori di pronto soccorso ma che va agli operatori antiviolenza dei centri antiviolenza, alla magistratura, alle forze dell'ordine, a tutte le associazioni e agli organismi di parità di un territorio. Tengo a precisare altresì che il percorso Rosa Bianca non riguarda solo le donne vittime di violenza, sebbene statisticamente e quantitativamente purtroppo siano le più soggette alla violenza, ma riguarda tutte coloro che per, come dire, fragilità sociali possono essere più esposti alla violenza, quindi riguarderà i minori, riguarderà gli anziani, gli omosessuali, gli immigrati, tutti coloro che appunto per questioni di fragilità possono essere maggiormente esposti alla violenza. È una giornata importante dove, mi piace dire, il coraggio vince la sfida, il coraggio di una metodologia nuova di antiviolenza vince la sfida della immutabilità dello status quo. Diciamo, da un punto di vista psicologico, clinico, il soggetto vulnerabile è noto ormai da tempo. Da un punto di vista normativo, la tutela del soggetto vulnerabile è una conquista e possiamo dire che è una conquista in fieri in realtà, perché come tribunale nasciamo solo nel 1934 e comunque tanti passi avanti vengono fatti ancora oggi rispetto a quello che è la gestione di questo genere di tutela. Indubbiamente il minore, oltre ad essere di per sé, proprio perché è minore, a non avere, diciamo, in dotazione alcuni strumenti propri, personali, per proteggersi da alcune situazioni, in situazioni di conflitto in cui diciamo, la genitorialità viene messa a dura prova da tutto un insieme di situazioni, subisce inevitabilmente un meccanismo di violenza molto più subdolo, se vogliamo, anche della violenza fisica diretta. La violenza assistita è un meccanismo da un punto di vista psicologico che lascia profondi segni nel minore. Il nostro intervento è quello appunto di comprendere il contesto in cui si realizza questo tipo di violenza e le motivazioni che ci sono
alla base, perché a volte sono situazioni di deriva rispetto a delle difficoltà a cui i coniugi non riescono a far fronte, sono delle difficoltà con cui ci confrontiamo ogni giorno, difficoltà economiche, difficoltà di assenza di lavoro, in cui la violenza non è mai assolutamente giustificabile, ma su questo piano è il percorso penale che provvede a valutare e a giudicare quello che è l'atto in sé. Il nostro compito come tribunale per i minorenni è difendere in qualche modo il sistema famiglia dove è possibile, a partire dalla difesa del minore con tutti gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione. Va bene oggi questa inaugurazione del percorso rosa, però noi medici di pronto soccorso sono anni che facciamo questo percorso. Ho dato disposizione che dove si ravvisasse una violenza di genere o altro, ma una violenza, il paziente fosse codificato con il codice rosso, in modo da avere una priorità ad entrare nelle sale e essere visto e quindi avviato poi tramite assistenti sociali a una situazione di assistenza, ma e soprattutto avvisare l'autorità giudiziaria, perché è compito del medico di pronto soccorso, qualora ravvisa una violenza, deve immediatamente avvisare le autorità. Oggi sono contenta che tutto questo venga codificato. Ho dato la disponibilità di una piccola stanza dove si possono fare colloqui per l'assistenza sociale e mi auguro che tutto questo sia mantenuto in modo da dare sostegno a chi ha bisogno del nostro lavoro. Come dire, un tassello in una costruzione di un castello più importante e complessivo, ma i mattoni servono tutti. Quindi è per la prima volta, intanto si costruisce una rete importante che prevede le istituzioni all'interno e che viene affiancata dai centri antiviolenza, e quindi si dà valore a un lavoro che silenzioso che negli anni i centri antiviolenza hanno fatto. Secondo punto, si trovano degli spazi di accompagnamento in momento di dolore di una donna, perché la violenza è dolore anche ed è delusione ed è vergogna. E quindi non si deve mai imporre la denuncia, ma la denuncia può venire da sé solo se tutti i tasselli che costruiscono questo castello funzionano e si mettono intorno alla donna, non nel giudizio ma nel sostegno. Quindi è importantissimo questa fase, ma da questa dobbiamo partire a fare una formazione condivisa fra i vari attori del percorso, e facendo formazione condivisa si fa sempre prevenzione, che è importante, e nella prevenzione dobbiamo sapere che proprio il momento in cui una donna dice basta, che è il momento di maggiore pericolo per lei, e quindi bisogna circondare la donna di molti elementi protettivi. Ecco perché un pronto soccorso rosa, un codice rosa può fornire alla donna anche i punti di riferimento territoriali per essere sostenuta, consolata, non giudicata e aiutata. E da qui occorre sostenere anche i centri antiviolenza. I centri antiviolenza vanno sostenuti, ma vanno sostenute anche le case rifugio. In questa regione manca ancora un accreditamento per le case rifugio. In tutta la regione sono solo due le case rifugio, e in questo momento stanno accogliendo bambini e donne in maniera completamente gratuita, perché la regione non ha previsto un accreditamento specifico per le case rifugio. Sì, vanno aiutate tutte quelle strutture e quelle iniziative che permettono alla civiltà di essere più civile e all'umanità di essere più umana.
un esempio virtuoso che va assolutamente replicato nelle altre province calabresi. Io ho seguito il percorso Rosa che si è attivato nella provincia di Catanzaro, istituito presso la prefettura di Catanzaro e grazie al coordinamento della Presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Catanzaro, che ha seguito tutta l'attivazione del percorso e devo dire ha messo in rete, in sinergia, tutte le associazioni e tutti i soggetti protagonisti che costituiscono e formano una rete di protezione a sostegno delle donne, ma anche di tutti i soggetti più deboli vittime di violenza. Quindi un esempio virtuoso che va replicato, io spero e mi auguro e mi farò promotrice e protagonista di questo, che si possa attivare velocemente anche nella provincia di Crotone. Solleciterò il prefetto De Vivo ad incontrarsi con il coordinatore del tavolo tecnico della provincia di Catanzaro, così che anche Crotone possa attivare questo percorso Rosa, che è un segnale positivo nei confronti di tante donne. Io devo dire però con una nota di delusione e anche di rammarico che manca l'apporto e il sostegno che invece io mi sarei aspettato molto più incisivo da parte della Regione Calabria. La Regione Calabria che ancora non ha deliberato istituzionalizzando il percorso Rosa e costituendosi come cabina di regia regionale rispetto all'attivazione del percorso Rosa in tutte le province calabresi. Di questo mi renderò partecipe e voglio ricordare che anche per il finanziamento dei centri antiviolenza c'è stata una dura battaglia per ottenerlo, è una difficile battaglia e solo dopo un anno di consigli regionali nei quali ripetutamente è stato chiesto un supporto finanziario per rendere operativa la legge regionale che sostiene i centri antiviolenza, cioè abbiamo ottenuto delle risposte concrete, molto di più ancora però si dovrà fare.